La vocazione agricola in Valdichiana è sempre stata molto forte. Qua a Castiglion Fiorentino, per esempio, da qualche anno la città è diventata la città dell'olio, a sottolineare una forte tradizione storica che arriva dal passato. Qua siamo in uno dei frantoi più antichi di Castiglion Fiorentino e siamo con Antonietta. Ciao, benvenuto. Grazie. Allora, quali sono le tipologie di ulivo tipiche di questa zona? Allora, le varietà tipiche sono il moraiolo, il frantoiano, il leccino. Naturalmente ogni tipo di varietà produrrà un olio differente, o più intenso o addirittura più amabile rispetto alle altre varietà. Le olive arrivano, vengono pesate e vengono tolte i rami, il secco o comunque l'oliva danneggiata in modo tale che l'oliva che arriva alla lavorazione sia perfetta, viene lavata, arriva ai cosiddetti frangitori che sminuzzano la pasta. Dai frangitori passiamo alle gramole, la pasta subisce una specie di impasto, da qui è possibile già vedere se avremo una buona resa, perché l'olio tende a galleggiare e già lì il cliente ha un'idea di come sarà la sua produzione. In seguito passa in una macchina chiamato decanter, che lavora, è una macchina di ultima generazione che lavora senza l'aggiunta di acqua in modo tale che l'olio mantiene tutte le sue caratteristiche e non viene slavato con l'aggiunta di acqua. Questa macchina separa la parte solida dalla parte liquida. La parte solida viene mandata fuori, la parte liquida continua il suo percorso fino a raggiungere un altro separatore che separa la parte liquida, cioè l'olio, dall'acqua. E l'acqua naturalmente viene tolta, l'olio cade sul contenitore del cliente che se lo porta tranquillamente a casa. Quindi è un processo abbastanza lungo. Il produttore porta le olive e dopo 50 minuti ha il suo olio. Grazie Antonietta. Portaci a fare un giro nel frantoio. Certo, andiamo. Bene, salutiamo quindi la signora Antonietta che ci fa assaggiare il suo buonissimo olio. E ora che lo sai, vieni anche tu in Valdichiana.